Tatia, ciao e bentornati. Allora, in questo brevissimo video voglio darvi tutti quanti i link delle canzoni che trovate nel libro, nel mio libro Instant Cinese, edito dalla Feltrinelli, Gribaudo Feltrinelli. Comunque vi lascio anche qui il link diretto se non avete ancora visto il video di presentazione in cui vi parlo di questo mega progetto di cui appunto sono veramente molto orgogliosa. È stata una delle esperienze più belle da quando ho aperto il canale. Ho aggiunto appunto delle canzoni all'interno del libro perché secondo me sono fondamentali per poter familiarizzare con la lingua, ma non tutte le canzoni, solamente una in realtà, ha il QR code. La canzone che ha il QR code, quindi potete cliccare direttamente sul QR code e automaticamente vi fa entrare su YouTube così potete ascoltare la canzone perché è una mia cover e quindi ho deciso di girare io un video in cui poi nel box info potete trovare tutti quanti i link diretti. Allora, la canzone a pagina 78 è la canzone Wo Ai Ni. Questa qui la trovate con il QR code perché ho fatto io la cover e quindi la trovate direttamente sul mio canale. A pagina 79 invece la canzone sempre cinese dal titolo inglese You Exist in My Song. La canzone di pagina 120, una canzone molto dolce questa, della cantante cinese Ren Ram. Qui potete appunto, come in tutte le canzoni che ho inserito, potete leggere sia il pinyin che la versione in caratteri. E poi nelle ultime pagine trovate anche le traduzioni. Non sono traduzioni alla lettera, sono traduzioni così orientative, giusto per farvi comprendere il senso della canzone. Pagina 147 c'è la canzone di Andy Lau, che è un cantante, anche un attore molto famoso cinese, infatti è l'attore che ha recitato nel film La foresta dei pugnali volanti, veramente molto conosciuto, sì, insomma gli amanti della Cina sicuramente lo conoscono. Questa è una canzone che io ho voluto inserire, si chiama I come uno, e questa solitamente è un po' complessa da trovare su YouTube perché I lo dovete scrivere con i caratteri cinesi e se non avete la tastiera cinese è un po' un problema, quindi lo trovate sempre nel box info. Ho voluto inserire questa canzone perché è pienissima, ma pienissima di classificatori, proprio piena. È una canzone di svariati anni fa, credo inizio 2000 più o meno, però comunque fa comunque il suo sporco lavoro di farci impazzire con tutti questi classificatori. Poi, pagina 184, scusate, 185, c'è la canzone Kabukai. Kabukai, na 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 na. Cioè, perché la sto canticchiando così se c'ho il testo? Questa è una canzone che mi piace tantissimo e l'ho inserita anche perché lui scandisce molto le parole, soprattutto all'inizio. Poi, altra song, ne sono 8 in totale, pagina 239. Ed è la canzone che appunto non ha molto senso, che si chiama Xiao Pi Huo. È una canzone che entra in testa e vi assicuro, non datemi la colpa poi, che non vi uscirà mai più dalla testa perché è una canzone demenziale, anche il video è decisamente demenziale. Vi entra in testa e non esce più. E so che molti di voi sono legatissimi a questa canzone perché è una canzone che magari ha fatto parte del periodo in cui eravate in Cina per studio, non so di che anno è, però non è vecchissima, è piuttosto recente ed è piuttosto folle. Ni shi wo de xiao yue xiao ping guo, zhe me hai ni duo bu xian duo. Insomma, eccetera, eccetera. E questa la trovate appunto a 239. 267 invece c'è la canzone Balloon. So che è molto conosciuta tra i giovanissimi, quasi tutti i miei amici cinesi la conoscono perché ha una particolarità: si canta senza prendere mai fiato, cioè nel senso ogni strofa è cantata tutto d'un fiato. L'ho inserita perché è piena di aggettivi, ce ne sono tantissimi, infatti il capitolo in cui parlo degli aggettivi.
Ho voluto aggiungere anche la canzone di pagina 282, anche lui scandisce piuttosto bene le parole, le dice lentamente e la canzone si chiama Attore. Infatti è una canzone molto triste, parla del fatto, insomma, di tradimenti, storie finite, poi i cinesi sono estremamente melodrammatici e quindi le canzoni sono spesso sdolcinate. Tutte le canzoni le trovate nel box info, spero che comunque questo breve video vi sia stato utile, io con questo vi saluto. Ah, se volete comunque acquistare il libro Istan Cinese trovate anche qui il link nel box info, un link Amazon, e... Vi arriva quindi subito a casa. Zaijian, bye bye!